Oggi sono state sollevate delle questioni preliminari da parte della difesa, le stesse che erano state eccepite all'udienza GIP con la richiesta di giudizio abbreviato. Quindi ovviamente ce lo aspettavamo, ci siamo opposti, abbiamo argomentato affinché queste venissero rigettate dalla Corte d'Assise che dopo essersi riunita in Camera di Consiglio ha rigettato tutte le questioni, sia relative alla nullità del decreto di giudizio immediato, sia quelle relative all'accesso o meno al giudizio abbreviato. Per cui il processo è andato avanti, sono state ammesse le prove, quindi dalla prossima udienza, che sarà il 1 marzo 2024, verranno sentiti i testimoni, a cominciare dai testimoni del pubblico ministero, quindi 12 testimoni in aula e le udienze si terranno, secondo quanto ha disposto il Presidente, il primo o venerdì di ogni mese. Siamo soddisfatti ovviamente per oggi e quindi pronti a istruire questo processo.